con questo censimento si inaugura l'inizio di un monitoraggio della competitività del sistema delle imprese. Quindi sarà un monitoraggio annuale che riguarda sia dati quantitativi, quindi sull'occupazione e i risultati economici delle imprese, sia dati qualitativi sulle strategie, sui comportamenti e sui fattori di competitività. Quindi sostanzialmente è un salto di livello vero e proprio nel sistema delle statistiche economiche. In merito ai dati sul livello di istruzione degli imprenditori che avete esposto, come giustifica questo fatto che in parte ci sia un basso livello di istruzione in alcuni imprenditori? Beh, diciamo, questo è legato chiaramente al livello di età. Abbiamo visto che c'è una grossissima componente di over 55 che chiaramente vengono da un'altra generazione con un altro livello di istruzione. L'aspetto positivo in prospettiva proprio è che un'impresa su 5, quindi il 20% delle imprese, prevede un passaggio generazionale nei prossimi 3 anni. Questo è un elemento molto importante. Il 20% è un numero elevato e quindi, diciamo, il livello di istruzione tendenzialmente segue il turnover generazionale degli imprenditori. Abbiamo contato oltre 200.000 imprese, quindi imprese di tutte le dimensioni presenti sui mercati internazionali, e abbiamo individuato con precisione i fattori di competitività di quelle più piccole, che hanno difficoltà chiaramente ad accedere a mercati lontani, ma comunque hanno una presenza. Questo secondo noi rappresenta un grosso potenziale di crescita che va sfruttato, va supportato. Le imprese lamentano ostacoli alla competitività abbastanza importanti, che nelle imprese che, orientate all'estero, emergono come fattori molto rilevanti. Quindi la rischiosità dell'investimento all'estero, della presenza all'estero, va minimizzata, non va lasciata soltanto sulle spalle delle imprese.